Buongiorno a tutti e benvenuti alle letture e al commento di giovedì 31 agosto. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Ora sì, ci sentiamo rivivere se rimanete saldi nel Signore. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio? Noi che con viva insistenza notte e giorno chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede. Voglia Dio stesso, Padre nostro e il Signore nostro Gesù, guidare il nostro cammino verso di voi. Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Salmo. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padre di quel servo arriverà un giorno in cui non se lo aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Eccoci qui, buon giovedì se il Signore è con voi, sì, se il Signore è con noi ogni giorno. Può essere un giorno davvero speciale. E come facciamo a sapere se il Signore è con noi? Beh, se noi siamo con Lui, perché Gesù è sempre con noi, noi lo sappiamo. Non è che a volte c'è, a volte non c'è. Siamo noi che a volte non ci siamo. Ecco perché quando ogni giorno, ogni mattina, ci alziamo e preghiamo e apriamo il cuore
e lasciamo che sia Lui a guidare la nostra vita attraverso il dono dello Spirito Santo, allora possiamo essere certi che Gesù guiderà la nostra vita. Ci saranno anche dei problemi, anche delle avversità, ma Lui avrà il controllo e noi sperimenteremo proprio la bellezza, la grazia di non essere soli e vedremo tante cose meravigliose. Nella lettura di oggi, ancora una volta, Paolo elogia la comunità di Tessalonica, una comunità che dovrebbe essere come quelle cristiane di oggi, piene di fede, ardenti nella preghiera. E qui dice anche, siate saldi, tenete i vostri cuori irreprensibili nella santità. Perché? Perché poi nel Vangelo, appunto, di Matteo, Gesù dice, vegliate, vegliate apostoli, discepoli, figli miei tutti, e parlava anche a noi oggi, perché non sapete nel giorno, nell'ora in cui il figlio dell'uomo verrà, ma siate come servi, che pur non sapendo l'ora in cui appunto il padrone torna, quando tornerà il padrone li troverà svegli, svegli, attenti, già sul posto. E fa questo esempio: se voi sapeste che un ladro arriverà a casa vostra a una certa ora, che ne so, alle 3 del mattino, voi non vi lascereste scassinare la casa, giusto? Eh no, immaginiamo. Se sapessimo che qualcuno alle 3 del mattino poi verrà a entrare, chiuderemo la porta, chiameremmo già la polizia, non ci sarebbe possibilità che questa persona ci rubi in casa. Ebbene, con le stesse motivazioni, anche noi che aspettiamo invece il ritorno di Gesù, dobbiamo essere pronti, svegli. E questo non vuol dire, ma sì, certo, il Signore tornerà, Maranatà, vieni Signore, e poi per noi non cambia niente. No, qui Gesù dice di avere un'attitudine attiva, essere svegli, pronti, come se ogni giorno fosse il giorno in cui tornerà il Signore. Se Gesù tornasse oggi, immaginate, voi sapete che Gesù torni oggi, tornerà oggi. Di certo non credo che voi passereste la giornata come una tra le tantissime giornate della vostra vita. No, probabilmente evangelizzereste tutti i vostri parenti, i vostri cari, i vostri amici, dicendogli: oggi è il giorno, non ce ne sarà un altro. Abbiate fede, credete, convertitevi, no? E lasceremo perdere tutti i nostri limiti, tutti i nostri pensieri, le preoccupazioni dei soldi, del denaro, della salute. Perché? Perché oggi è il grande giorno. Ecco, così noi dovremmo vivere. Gesù ci dice, vivete così, ogni giorno, come se fosse il gran giorno del mio ritorno. Perché è solo così che noi vivremo veramente la vita cristiana. Noi a volte ci lasciamo portare via dalle preoccupazioni della quotidianità e smarriamo il nostro senso cristiano. Ma noi sappiamo che davvero, davvero il Signore sta tornando. E ogni giorno, in ogni caso, noi dobbiamo pregare, avere fede, perché ci sono persone che incontreranno il Signore. Magari le incontreremo noi perché moriremo. Dobbiamo essere pronti, non dobbiamo sprecare tempo. Per Dio il tempo non esiste, è oggi il tempo. Oggi è il giorno fatto dal Signore. Stai vivendo la tua vita così, come se oggi fosse il gran giorno. Bene, questo è il richiamo che Dio ci fa. Allora chiediamo in preghiera insieme adesso che possiamo trasformare il nostro cuore e la mente nel cuore e nella mente di un suo figliolo che veglia, un servo che veglia e aspetta il ritorno del suo padrone. Signore Gesù, grazie per la giornata di oggi, per il dono della vita. Ti prego, Signore, entra in me, nel mio cuore, nella mia mente, nel mio spirito. Fa che possa ogni giorno vivere al 100% per te, spendermi completamente per te, per i miei fratelli, per annunciare il tuo nome, affinché tutti possano credere in te. E se oggi è il grande giorno, che tu possa trovarmi pronto nel nome di Gesù. Bene, fratelli e sorelle, con questo vi saluto, vi voglio tanto bene, ci vediamo domani, che Dio vi stra benedica. Ciao.